Salve a tutti, cagnacci, bentornati nella rubrica Behind the Marketing, la rubrica del mio canale YouTube che è seguita da una certa nicchia dove svelo alcuni segreti, alcuni trucchi per quanto riguarda il marketing di YouTube in relazione con gli altri social network o anche degli altri social network in generale. Tutti i video di questa rubrica li trovate nella playlist sotto in descrizione, ma oggi di cosa voglio parlarvi? Di uno strumento che i professionisti YouTube strategist, quelli che lavorano per tante persone, utilizzano per semplificarsi di molto la vita e che può essere utilissimo anche per voi che lo utilizzate molto, molto ancora amatorialmente. Questa applicazione quindi è conosciuta dai professionisti del settore, un po' meno dall'utente casual. Prima però di iniziare la spiegazione di questo strumento pazzesco, incredibile, impressionante, vi annuncio, ma ci saranno annunci molto migliore di questo, che partirà un corso, ci sarà un workshop il 26 novembre a Teramo, tenuto da me e il docente di grafica e design dello IED di Milano, Bob Liuzzo. Per saperne di più, prima dell'annuncio video qui sul canale, potete andare sulla mia pagina Facebook dell'Imello, scorrere un pochettino e troverete in alto il post che vi rimanda all'Eventbrite con dentro tutti quanti i dettagli. Un corso atomico. Ma fatto il doveroso annuncio, dopo avervi rimandato alla mia pagina Facebook, ma se volete il link ve lo lascio anche qui quello sotto in descrizione, andiamo a parlare di questa applicazione che fa paura, utilissima per tutti quanti, gli YouTuber. Allora, andiamo su YouTube, partiamo dalla schermata principale, vi faccio vedere alcune funzionalità di quest'app che si chiama Tube Buddy, anche quello in descrizione. Allora, diciamo una cosa, questa è un'estensione che ha le stesse funzionalità più o meno simili a quelle che ha vidIQ, un'altra estensione che si utilizza moltissimo su YouTube per ottimizzare il proprio canale e i propri video. vidIQ è più conosciuto, TubeBuddy un po' meno. Io personalmente preferisco usarli entrambi questi strumenti perché insieme si completano in un modo perfetto. Devo dire però una cosa. Le funzionalità che vi mostrerò sono tutte quelle della versione free e non premium. E non posso farvi vedere quella premium perché la utilizzo per dei clienti e non voglio farveli vedere per una serie di ragioni che ho spiegato anche in una live l'altra sera mentre eravamo in diretta. Ma penso sia meglio così perché la versione free sarà quella probabilmente utilizzata anche dal casualone. E però delle funzioni molto interessanti che, come ho detto, insieme a vidIQ possono darvi una insieme di alternative e possibilità molto interessanti. vidIQ, ad esempio, ha questa funzione quando si sta nella homepage di YouTube. Adesso invece vi faccio vedere cosa fa TubeBuddy, oltre a quello che già conoscete vidIQ. Allora, TubeBuddy, come vedete, eccolo qui. Vi dà a disposizione questa finestrella vicino alla barra di ricerca di YouTube. Come ho detto, molte funzioni nella versione free non possono essere utilizzate, ma alcune sì. È interessante questa, Quick Links. Voi sapete bene che se dovete accedere a una parte del vostro canale, dovrete aprire la tendina a destra, entrare in Creator Studio e poi andare nella sezione che preferite. Ecco, TubeBuddy con questo pulsante ci dà la possibilità di accedere alla versione, alla dashboard, ai nostri video, ai commenti, ai live streaming, ai messaggi, ai followers attraverso un semplice link che poi vi farò vedere. Altra cosa molto bella nella versione free sono queste funzionalità. Adesso ve le faccio vedere. Molto carina, Tag Explorer. Diciamo che non è niente di eccezionale, ma averlo lì a disposizione e dargli un'occhiata prima di fare un lavoro di indicizzazione di un video che serve poi a finire nella prima pagina di YouTube e quindi trovare followers e viewers dei vostri video è molto utile. L'esempio che faccio sempre, lo utilizzo anche questa volta, è quello di un canale YouTube di Pipe. Magari io sono un tabaccheria, decido anche di aprire un canale di Pipe per portare clienti alla mia attività, di questo parlerà il corso come Bob, perciò adatto a liberi professionisti ed aziende, oltre che wannabe, e devo capire che tipo di video fare e su che parole posso piazzarmi nella prima pagina di YouTube per trovare nuove persone, nuovi clienti. Poi la decisione se voglio essere un canale solo per la mia città, un canale per tutta quanta la nazione, un canale internazionale, sono decisioni che vanno valutate in base agli obiettivi. In base a quegli obiettivi puoi fare un lavoro di ricerca, indicizzazione, eccetera. Ma partiamo da una cosa semplice, Pipe. Io voglio fare dei video di Pipe, anzi, sapete una cosa? Recensioni di Pipe.
Andiamo a vedere. Esploriamo con questo tasto e oltre a darci qualche piccolo suggerimento dei tag più usati quando si parla di pipa, e qui lo vediamo, pipa, recensione, recensioni, guarda un po', c'è uscito fuori un search volume e competition. Queste due caratteristiche le potete trovare anche per VidTech, ma avendolo due potremmo anche compararle e vedere se ci dà dei risultati differenti. E l'overall, very good 71 su 100. Che cosa vuol dire questo very good 71 su 100? Che la competizione per questa parola, cioè pipe recensioni, è molto bassa. Non in molti si piazzano su questo risultato di ricerca. E se andiamo a vedere il search volume, cioè qual è il volume di ricerca di queste parole chiave, non è molto alto. Però noi abbiamo la sicurezza che quel volume di ricerca lo potremmo intercettare perché la competizione è bassa, quindi si dice very good il portale. Ovviamente ci sono altre valutazioni da fare, ma sono complesse e richiedono l'utilizzo di altri strumenti oltre TubBuddy e VidIQ. Anche quello poi si approfondirà nel corso, se verrete. Per esempio, vedere il search volume, esattamente quantificarlo un pochettino, si potrebbe usare lo strumento di pianificazione delle parole chiave di AdWords. Chi ha messo mano su AdWords più o meno conosce, chi non ci ha messo mano magari non sa di cosa parlo, ma sappiate che è anche valutabile questa cosa. E così via, ci sono altre funzioni che nella versione free non ci sono, ma già questo piccolo portalino è utile. Altro strumento molto interessante di questa schermata è il Best Time to Publish. L'applicazione guarda gli analytics del nostro canale YouTube e ci dice che possiamo vedere per quanto riguarda la mole di pubblico che passa al nostro canale, calcolandoli tutti, soltanto quelli iscritti al canale o soltanto quelli non iscritti. Io adesso metto tutti, voglio sapere qual è il passaggio sui miei video. Attenzione, Thursday, quindi giovedì è il giorno in cui ci sono più visitatori sul mio canale YouTube. E l'orario migliore per quel giorno, a quanto pare, sono le 3 di pomeriggio. Direi che fare un video sulle pipe alle 3 di pomeriggio, pubblicarlo a quell'ora, dovrebbe essere utile perché in quel momento abbiamo un boost di visualizzazioni, quindi potrebbe essere un ottimo strumento per programmare. Anche qui ci sono più strumenti, questo ne è uno, ce l'ho da disposizione a TubeBuddy, ottimo così. Altra funzione molto bella di questa finestra è la tag list, l'avevo preparata. Allora, avendo un canale che parla di pipe, perché è ovvio che abbiamo un canale che parla di pipe, devo decidere, probabilmente farò recensione di pipe, recensione di tabacchi per pipe, recensione di pipe elettroniche, ma ogni volta che faccio quel tipo di video posso stare a replicare ogni volta i tag, salvarli in un documento Word, copiarli e metterli lì. Mi posso creare una bella lista di parole chiave, ci metto pure tabacco, l'aggiungo. Ogni volta quindi che farò un video di quel tipo, copio quelle parole chiave e poi le metto nei tag del video. Ovviamente replicare spesso uno schema ci consente di avere che un utente che sta guardando il nostro video sulle pipe a destra nei correlati abbia altri video nostri, quindi allunghiamo il tempo di permanenza di quella persona sul nostro canale YouTube, va a portare altre visualizzazioni ad altri video. Ci fa bene la monetizzazione del canale se ci interessa anche quello, ma soprattutto impediamo di far scoprire a quell'utente un altro competitors e destreggiarsi su più canali. Noi siamo avidi, vogliamo che sia soprattutto sul nostro. Ecco qui. Quindi questa funzione è molto interessante. Adesso ne andiamo a vedere delle altre.